Ciao ragazzi, ben ritrovati Andrea Link e benvenuti in questo nuovo video. Oggi reazione al primo episodio di Pokémon Evoluzioni. È davvero da tanto tempo che manca una miniserie un pochino più matura dal punto di vista di storia di Pokémon, non che ce ne sia per forza bisogno, ma fa sempre piacere vedere qualcosa di un pochino diverso dal solito Ash che va a conquistare le medaglie e cose varie. Non che ci sia nulla di sbagliato, però con Evoluzioni riprendiamo insomma un po' quell'aspetto un pochino più adulto di Pokémon, seppur non canonico. Quindi buttiamoci subito nel primo episodio, il campione. Wow. Ok, in HD no, mi sembravano un pochino sgranati quei poveri Pokémon. Quanto è bello lui. Beh, Corviknight è troppo bello. Ah, qui siamo a Galwick, giusto? Non so tra l'altro però se è italiano, ovvero doppiato, o con i sottotitoli. Non ci ho fatto caso. Lo sto vedendo per la prima volta ora. Oddio, più che Galwick è proprio Londra. Oggi uguale. È il gran giorno. L'entusiasmo è palpabile qui allo Buono. Stadio di Galwick, che pullula di spettatori. Alcuni fan sono arrivati da molto lontano. Bello. Altri invece si sono riuniti e tutti aspettano la lotta che resterà impressa nella storia di Galar. Lo scontro tra il rinomato sfidante e l'invincibile campione. Le aspettative sono alte, dopo che la lotta precedente è stata interrotta prima ancora di iniziare. Riprendiamo da quel punto. Ma dopo Eternatus. Cazzo, Dandel qui è proprio cazzatissimo nero, eh. Ma i ragazzi non ci sono? Ah, questo è quando è da solo. Sì, ma non gli fa nulla. Giga? Ciò che è successo al campione allo stadio di Knuckleburg ha scosso l'intera regione. Ma poi il commentatore è sempre lo stesso. Ah, questo è il doppiatore di Go! La voce del doppiatore di Go! Ai, ma cavolo, come ho fatto a sconfiggerlo? Beh, poi si libera, lo sappiamo tutti quanti com'è andata la storia, no? Però c'è una cosa che mi interessa. Se ho capito, se ho visto bene. Il personaggio è afroamericano? Cioè, è una scelta audace da parte di The Pokémon Company, eh. Perché un conto è farlo nel gioco. Ma un conto è un anime, eh. E i giapponesi hanno una mentalità chiusissima, ragazzi. Molto bravi. Pure Charizard, incazzatissimo nero. Bellissimo. Ehi, Charizard. Madonna, proprio qua hanno fatto bello davvero, eh. Ragazzi, proprio le nervature del collo, i muscoli, tutto bellissimo. Invece nell'anime normale il collo, una riga di colore e via. Qui si vede davvero il budget quando viene sfruttato. Il problema è che un episodio di questi ha un budget di 10 episodi della serie animata. Ma che sta succedendo? Capite che non possono fare una serie animata tutta quanta in questa maniera. Anche se sarebbe il top del top. Dello sfidante che non si è tirato indietro dalla lotta con Eternatus è stata una fonte di ispirazione per tutti. Eternatus, vabbè. Eccoli qua. Scivoleranno anche qui?
Beh, speriamo di no. Ah, la theme song. Bella questa. Vai, fratello e sorella. Vai da Paul. Perché Zazian è femmina, vi ricordo. Non so per quale ragione, ma è importante per la lore. Ma se entrava in campo con lui, era figo, dai. Lo sfidante avrà la stoffa per mettere fine all'incredibile serie di vittorie di Dandel? Beh, certo. Abbiamo il re dei pirati, il futuro re dei pirati abbiamo. Grande. Vabbè, poi Renato Novara, la voglia. Bravissimo come doppiatore. Oh, boia. È vero, mi sono dimenticato che effettivamente sono pesanti le Pokéball quando ci catturi un Dynamax. Ma vola Inteleon! Io lo scopro solo ora, va bene. Ascoltate il boato della folla di Golwick in delirio. Tutti apprezzano lo sfidante che ha sconfitto Eternatus. E ora fa la sua apparizione in campo il fenomeno che ha vinto la Coppa Campione di Galar al primo tentativo. Il più forte allenatore di tutta la regione di Galar, l'invincibile campione Dandel! Quanto gasato il telecronista! Guarda Bit incazzato come una bestia perché non può partecipare. Beh, finisce così primo? Cavoli. Ah, e mo voglio gli altri, voglio. Allora, aspetta, no, qui c'è una cosa che bisogna un attimino appuntare. Produttore esecutivo Tsunekazu Ishihara. Tsunekazu Ishihara è il direttore di The Pokémon Company ed è uno di quelli che mettono fretta a Game Freak, ok? Chiudo qui la parentesi. Ho scritto da Benjamin Townsend. Ah! Art Supervisor James Turner. Quindi è una serie più americana che giapponese. Che poi le Key Animation, ok, sono tutti quanti artisti, ok. In Between Animation, Holm Asia. Quindi la Holm ha lavorato, la Holm sarebbe quella che fa, che produce l'anime normale. Ha lavorato anche a questi, vabbè, giustamente, chi meglio di loro conosce lo stile Digital Ink e Painting, Special Effects, ok. Ci sta. I background, vabbè, sono già pronti, è ovvio, se non ce li ha la Holm, chi ce li ha? Mentre parlando un attimino del lato tecnico, insomma, devo dire che per quanto riguarda il disegno ci siamo, poi infatti ho elogiato anche il fatto che Charizard fosse più dettagliato, vabbè, lì è una cosa, un fattore estetico che mi è piaciuto, vabbè, Charizard, ok. Però il problema credo sia, non so se anche in giapponese e in inglese è la stessa cosa, ma quando siamo arrivati al coro da stadio, il presentatore, che io ho detto, ah, il presentatore è gasato, ma non lo dicevo per davvero, lo dicevo, stavo ridendo mentre lo dicevo, perché ecco che arriva Dandel! E poi la stessa voce del presentatore, insieme ad altri due, Dandel, Dandel, Dandel. Io non ho detto nulla perché dico, vabbè, mi concentravo a guardare il disegno. Dato che poi avrei fatto comunque sia questa considerazione finale,
quindi alla fine di adulto questa serie non ha nulla. Io a inizio video ho detto, ah, una serie adulta, perché mi aspettavo effettivamente un contesto più maturo, ma a parte il rendersi conto che di Dandel, il suo rendersi conto che un allenatore principiante è riuscito a battere e a catturare Eternatus e sta lì per andare a sconfiggerlo, probabilmente il suo pensiero è questo, di sconfiggerlo anche in lotta, dice, che ci sto a fare io qua? Sono il campione, dovrei essere un punto di riferimento per Galar e mi faccio sconfiggere da un Eternatus mentre un ragazzino riesce anche a catturarlo? Boh, andiamo, facciamo sta lotta e via. Che poi la scena sia praticamente presa pari pari dal gioco, vabbè, lì è un fattore estetico, posso anche capirlo, ok. Però l'audio pessimo, l'audio, ragazzi, tre voci, cioè ci sono tre voci, telecronista, Dandel, Hope e la voce del protagonista. Non lo so. Primo episodio bocciato a livello audio, regia, audio e tutto il resto. Non ci trovo nulla di esaltante. Serie matura, per il momento primo episodio no. Mi è piaciuto lo stile grafico, questo lo dico. Però per il resto, a parte crollo mentale di Dandel, nulla. Nulla di che. Comunque sia, fatemi sapere come la pensate voi nei commenti. In descrizione trovate il link per Instagram e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!